Penso Gea pubblica il primo libro nel 1999. Quindi sono 15 anni quest'anno, che compiremo esattamente a ottobre. Noi ci occupiamo di letteratura del Mediterraneo, sociologia, poesia, saggistica del Mediterraneo e adesso abbiamo aperto anche una collana ragazzi sul Mediterraneo. Abbiamo 5 collane in tutto. Essere editori e indipendenti, piccole editorie indipendenti nel 2014, sociale, economico. Ok. Allora, nel 2014 fare gli editori è molto complesso, perché è sempre più complesso fare soltanto gli editori, cioè vivere soltanto di editoria e non spaziare in altro. Però, insomma, ci sono anche delle realtà molteplici, anche dei modi di mettersi insieme. Per esempio noi, con la crisi che c'è in questo momento in editoria, stiamo cercando di metterci insieme con altri editori. Adesso è nata l'associazione Osservatorio degli Editori Indipendenti. Qua c'è il manifesto, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Grandi gli Odei, che appunto cercano di percorrere i libri per chi li ama e per chi li vuole, per chi li cerca e per chi percorre la strada, diciamo, dell'editoria indipendente, che è quella fuori dalle schematiche, diciamo, di filiera, ecco, che sono rigide, che sono tropizzate, che ormai purtroppo vivono di economia e di poco spirito, diciamo così. E quindi c'è un aspetto positivo almeno della crisi, che uno cerca di reagire. Questa reazione però l'ha prodotto proprio l'Osservatorio Dei. Quindi sì, è molto complesso, molto complicato e si fa fatica ad andare avanti, questo per tutti sicuramente. Però c'è anche una giusta selezione che va fatta, non è necessario pubblicare tutto sempre, quindi anche è giusto dire questo non è necessario pubblicarlo, lo rimandiamo o lo decidiamo di non farlo, quindi ha anche i suoi lati positivi, voglio vederla così. E invece, una cosa, il libro del 2014, funziona può ancora avere, diciamo, usare, diciamo, il libro del 2014, qual è il suo significato? Allora, il libro ha un significato storico da sempre, da quando è stato inventato. Adesso sicuramente ho i tanti modi di esprimere l'essere libro, quindi anche il libro elettronico, la lettura video, ti danno una grande possibilità, una divulgazione enorme, cioè veramente un tasso molto più alto, insomma, di leggibilità, che poi non si legga, questo è un altro discorso, però c'è una molto più grande possibilità di leggere. E questo è molto interessante. È ovvio che se non si hanno gli strumenti e non li si usa adeguatamente, purtroppo non si va molto avanti. Quindi il problema del 2014, secondo me, è che non c'è una formazione adeguata, per esempio nelle scuole, per cui bisognerebbe concentrarsi in modo da sviluppare proprio un percorso sui libri, sulla lettura, che purtroppo viene accantonato per la maggior parte delle volte, o comunque viene messo da parte, viene dato per scontato, a volte viene affidato soltanto alla famiglia, e questo non è corretto, così come per l'università. Quindi bisognerebbe utilizzare i libri proprio come modo di venire fuori da anni complessi, complicati, sempre in rivoluzione, sempre in movimento. Ricordiamoci che comunque, per esempio, le rivolte arabe sono nate da un tweet e poi è venuta fuori una letteratura enorme sulle rivoluzioni del Mediterraneo. Quindi magari leggere questa letteratura può aiutare a migliorare e a conoscere meglio la storia di questi giorni, che sono proprio giorni, altro che settimane e mesi, proprio di questi ieri.